Una giornata molto importante qua a Francoforte perché conosciamo finalmente la nuova X-Seed, una crossover che nasce sul pianale della Seed, la berlina che oramai ha riscosso numeri importanti per quanto riguarda le vendite in Europa. Cominciamo con le misure che aumentano rispetto alla berlina da cui deriva, infatti la lunghezza passa a 440 cm, con un incremento di 85 mm. Anche l'altezza aumenta con 150 cm complessivi, in pratica 45 in più rispetto alla Seed e 15 in meno rispetto alla Sportage. Ed è proprio l'altezza da terra che la rende maggiormente agile, sia nel traffico cittadino che nel leggero fuoristrada. La X-Seed si colloca in un segmento per lo più occupato da brand premium, infatti la crossover euro-coreana punta a distinguersi maggiormente pur restando generalista, e per questo punta su qualità, dotazione, elettronica e sicurezza. Il frontale propone nuovi proiettori a LED con una forma totalmente inedita, mentre la calandra, tipica del Tiger Nose, si arricchisce di una nuova presa d'aria supplementare. Troviamo degli elementi tipici delle crossover, come ad esempio lo scivolo in simile alluminio nella parte inferiore dello scudo e delle grandi prese d'aria. La fiancata è pulita e armoniosa con un accenno di terza luce realizzato con un elemento chiuso, decorativo, cromato. Molto belle le protezioni in plastica nera anti-urto che troviamo nei passaruota ma anche nelle minigonne. Il posteriore è massiccio ma al contempo armonioso, con una fanaleria sottile ad andamento orizzontale e tecnologia a diodi. Nella parte inferiore troviamo anche in questo caso una protezione in materiale antiurto, uno scivolo che serve maggiormente come elemento decorativo e due finti scarichi che possono fare magari storcere il naso a qualcuno, ma dal punto di vista estetico sono davvero realizzati molto bene. Il padiglione da sportive ricorda in alcuni tratti anche l'Alfa Romeo tonale, ma con un andamento più spiovente ed un lunotto di dimensioni più grandi che termina in un generoso spoiler. Questo esemplare ha i cerchi da 19 pollici, ovviamente parliamo di una top di gamma, ma riempono veramente molto bene i grandi passaruota. Ottimo volume di carico con un'apertura elettroattuata ampia e regolare, con finiture in moquette ed un piano posizionabile su due livelli per avere una maggior capacità in altezza. Abbiamo un leggero scalino ma nessun problema. Gli schienali posteriori sono abbattibili su tre livelli che consentono di passare dai 426 litri di partenza a 1378, davvero non male. L'abitabilità è eccellente per 5 adulti con tre posti veri nel posteriore dove si trova abbondante spazio sia per le gambe che per la testa. Inoltre il tunnel poco pronunciato offre spazio più che sufficiente per chi viaggia centralmente. Ci sono le bocchette dell'aria ma purtroppo non abbiamo nessuna presa USB. Il posto guida è comodo con sedili ergonomici con regolazioni elettroattuate in un ambiente ricercato con materiali pregiati e plastiche morbide al tatto. Abbiamo anche numerose plastiche rigide, ma queste sono posizionate in posti meno in vista. I sistemi ADAS sono di primo ordine con il sistema di mantenimento di corsia attiva, il cruise control adattivo, la frenata di emergenza, il rilevatore dell'angolo cieco e una serie di telecamere che tengono tutto sotto controllo. Ma nel quadro strumenti che troviamo la novità maggiore, infatti è affidato uno schermo totalmente digitale da 12,3 pollici, prima volta su una Kia, che promette configurazioni coinvolgenti e grafiche ad altissima definizione. La connettività al top grazie ad Apple e Android, oltre all'innovativo sistema UVO Connect di Kia, che propone una connessione live. Per quanto concerne il comparto motori, al lancio, che avverrà entro fine anno, si potrà optare su tre propulsori a benzina e un diesel con due potenze differenti. Si parte dal 3 cilindri da 1 litro da 120 cavalli con una coppia di 172 Nm. Il 1.4 da 140 cavalli e 242 Nm e il performante 1.6 da 204 cavalli e ben 265 Nm già visto sulla ProSeed. A questi si aggiunge il cambio a doppia frizione a 7 rapporti o in alternativa si può optare per il manuale a 6 marce. Come dicevo, il turbodiesel è disponibile con due potenze differenti, parliamo dell'1,6 litri con 115 cavalli oppure 136 cavalli. Infine si potrà optare anche per il MyLibrid che conta su un pacco batterie da 48 volt e dentro il 2020 arriverà anche una versione ibrida plug-in. Dimenticavo, la trazione è anteriore, mentre i settaggi consentono di selezionare Eco, Normal e Sport, ma non sono disponibili configurazioni che regolano il grip. Dunque nuova X-Seed qua a Francoforte per la sua premiere internazionale, una fascia di prezzo che parte da 24.000 euro fino a 30.000 euro, disponibile nel concessionario a partire da fine anno. E con questo è tutto, alla prossima! Ogni domenica alle ore 12.10 su Canale Italia 84 non perderti Show Car TV, la trasmissione dedicata al mondo delle auto, con prove, anticipazioni ed attualità. Allaccia le cinture, sei su Show Car.